Garantire la valutazione degli impatti economici, sociali ed ambientali generati dal Festival è un obiettivo importante per l'anno che stiamo vivendo. Accessibilità, inclusività, integrità, eredità, gestione, trasparenza e rispetto sono i principi chiave di questo percorso verso un Festival più responsabile. Da quest'anno il Festival dell'Economia, grazie all'impegno di Trentino Marketing, ente designato dalla provincia autonoma di Trento per la realizzazione dei grandi eventi sul territorio, ha avviato un percorso di certificazione del sistema di gestione sostenibile dell'evento con la massima condivisione da parte del gruppo 24 ore. La certificazione ISO 20121 del 2012 attesta, mediante verifica da parte di un ente terzo, che i processi di gestione sostenibile del Festival siano conformi ai requisiti indicati nella norma. Per contribuire alla riduzione dell'impatto derivante dalle bottiglie di plastica, sono stati installati 3 erogatori di acqua microfiltrata liscia, allacciati all'acquedotto cittadino nelle principali piazze di Trento, oltre alle fontanelle presenti in città. 4 le isole ecologiche istituite tra Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Duomo, Piazza Cesare Battisti e Piazza Fiera. Le sale del Festival sono totalmente alimentate da energia certificata 100% green, grazie alla collaborazione territoriale di Dolomiti Energia. Per incoraggiare una mobilità alternativa e sostenibile, oltre al trasporto pubblico locale, autobus e treni, entrambi gratuiti se in possesso della Trentino Gas Card, si è predisposto un servizio di bike sharing. Ma anche accessibilità per quanto concerne la verifica dell'abbattimento delle barriere architettoniche in tutte le location che ospitano gli appuntamenti del Festival. Eventi tradotti in lingua italiana dei segni per consentire una maggiore accessibilità anche ai non udenti, e il Festival che è rivolto alle future generazioni non può non essere amico della famiglia. Ed ecco che lungo le vie della città è possibile trovare dei punti di allattamento sbarierati per i passeggini, dove è possibile allattare, riposare e cambiare pannolini. Il Festival completa la sua dimensione sociale anche attraverso il coinvolgimento attivo della Cooperazione Trentina, che tra le sue numerose attività rappresenta anche un'assoluta eccellenza nei prodotti agroalimentari trentini. Insomma, nulla lasciato al caso, nemmeno la scelta di gadget provenienti da progetti sociali che ne favoriscono l'economia circolare e il consumo responsabile. Il Festival sta facendo la sua parte, ora tocca a te.